Buongiorno Mario, la partita è finita in questo istante 3-1 con l'ultimo gol di Siazzo. Insomma, tu l'hai vissuta a metà, ti hanno espulso. Insomma, il regalo per il tuo compleanno ti è stato dato, ahimè, da Galasso. L'hanno dato i miei compagni, invece l'arbitro mi ha fatto un bel dispiacere, però non fa niente. Cosa ne pensi di questa vittoria, ragazzi? Bravo. È stata una grande vittoria. Ma dimmi, come cazzo stai parlando? Il merito di questi ragazzi. Ti scoppiasse il cuore. I ragazzi, insomma, hanno tenuto anche in 10, nonostante la tua espulsione, sono riusciti con Bomber Siazzo a farsi anche... Cosa ne pensi di questa rincorsa alla Torres? Come vedi il campionato? Nel secondo anno noi continueremo a andare per la nostra strada, cercare di vincere tutto. Cioè. Ascolta Mario, tu sei uno gli Astino Doc, Lanusei, l'anno scorso capitano della Norese, quest'anno sei a Olbia interpretando questa cavalcata. Ci pensate ancora comunque al primo posto? Certo, ci pensiamo finché, te l'ho detto, finché la matematica non ci condanna, noi ci crederemo sempre e comunque. Poi abbiamo anche un'altra via per poter salire in Serie D, cercheremo di sfruttare quella al massimo. Due parole velocissime su questa gara, Mario. Avete sofferto all'inizio, poi... Una gara molto difficile, per via del campo e dell'avversario, che comunque è un'ottima squadra, buoni giocatori. Secondo me ha vinto una squadra che aveva un po' più fame, perché alla fine gli episodi abbiamo avuto un po' più di cattiveria, anche gli episodi fondamentali che ci abbiamo fatto. Senti un po' Mario, l'ultima cosa, ripetiamo, tu gli Astino, insomma, in promozione nel girone A c'è una nutrita schiera degli Astino. Chi vorresti in eccellenza tra quest'anno e l'anno prossimo? Magari il tuo Lanusei? Normale. Sarebbe più bello se ci fossero più squadre. A quel punto anche un ritorno alla Lanusei in un campionato di eccellenza sarebbe meno indolore per te. Ancora non si sa, ancora ora sto bene a Olbia, sto benissimo qui, vediamo, ci viene. Allora un saluto a tuo fratello della Lanusei, pare che il portiere della Lanusei pare che oggi almeno stava perdendo contro il Porto Corallo. Non lo sappiamo ancora. Va bene. Grazie Mario, ti rifacciamo tanti auguri per il tuo 26° compleanno e per la tua carriera da dilettante. Grazie. In bocca al lupo Mario, ciao.